Ciao a tutti, sono Marco Venturato, amministratore del gruppo Megius SPA, azienda di Mestrino, provincia di Padova. Noi siamo un'azienda leader nazionale sulla produzione di box doccia e saune e articoli legati alla doccia. È un'azienda storica, non fortunata dalla mia famiglia, ma acquistata da noi 10 anni fa, ma è un'azienda sul mercato da più di 40 anni, 44 per esempio, 45 quest'anno. E il nostro core business principale è il box doccia, che diventa un'arma, un prodotto, anzi più che un'arma, sempre più importante nella casa, visto anche, ahimè, quelle che sono state le conseguenze degli ultimi periodi. Non vendiamo a privati, il nostro target di cliente è l'idrotermosanitaria o la GDO, grande distribuzione, o il grossista, sembra che in Italia ne esistano ancora, ma diciamo principalmente il cliente di idrotermosanitaria. Ci rivolgiamo a loro con una gamma di prodotti vastissima, probabilmente la più importante che c'è oggi in Italia, che va da prodotti di fascia altissima a prodotti anche di linea economica. Cerchiamo sempre di ascoltare quello che dice il mercato e quindi di trovare formule e prodotti che siano in linea con quelle che sono le esigenze. Una delle nostre caratteristiche principali è quella di essere sempre innovativi. Cerchiamo ogni anno, quando possibile, di portare linee nuove, prodotti nuovi, finiture nuove. Ormai il giorno d'oggi l'arredamento viaggia sulla richiesta del cliente finale, del privato, della signora Maria. La signora Maria, quando si alza, gli viene in mente di fare il box doccia rosso. Diciamo che siamo molto vicini a dover fare anche il box doccia rosso. La nostra azienda ha vissuto negli ultimi anni dei buoni momenti, anche per questo ci siamo dedicati al sociale, inteso come sponsorizzazioni o altre forme di aiuto, di welfare per le aziende, ma anche proprio per il privato stesso. Una delle nostre priorità dal punto di vista familiare, questo, è lo sport, e Megius ha deciso da 2 anni ufficialmente di sponsorizzare la Scaligera Basket, delle quali siamo orgogliosi. Noi siamo veronesi, nonostante l'azienda sia a Padova, e quindi siamo orgogliosi di essere sponsor della Scaligera e di essere rimasti sponsor anche in quest'anno molto difficile. Una delle cose che secondo me è stata trasmessa malissimo nel corso del 2020 è che lo sport era una cosa di cui si poteva fare a meno, identificando lo sport nell'atto sportivo, nel tirare a canestro, visto che oggi siamo di fronte a una partita di basket, quando in realtà lo sport è aggregazione, è cultura ed è soprattutto unione, chiaramente soprattutto a livello giovanile, perché lo sport non è solo il professionismo, non tutti sono Cristiano Ronaldo o non tutti sono Teodosic, visto che parliamo di basket. Ci sono anche le squadre minori, e le squadre minori vivono prevalentemente dell'aiuto degli sponsor, non hanno altre armi se non quella della proprietà. E questo è fondamentale, visto che la proprietà della Scaligera è una proprietà molto legata allo sport. Noi siamo contenti di far parte di questa famiglia.